Non hai un bell'aspetto. Temo di averli fatti arrabbiare, gli dèi. È possibile. Pare che siano vendicativi. Di solito pregavo Hermes alla grotta di Drogarati. Sai, anche lì ci sono degli dèi. Nella grotta? Esaudiscono desideri a chi porta dei tributi. Tutti fanno delle offerte e chiedono qualcosa in cambio. Ah, ma i miei desideri non sono mai stati esauditi. E io sto finendo il denaro e le offerte. Ora sono povero. Devo aver fatto qualcosa di male. Conosci Hermes? Sa essere beffardo. Oh, ma ci sono tanti dèi in quella grotta. E ognuno chiede qualcosa di diverso. Vai a sentirli con le tue orecchie. Darò a te la mia ultima offerta. Devo sapere se sono reali. D'accordo, non preoccuparti. Vado. Oh, grazie. Ricorda, fa attenzione a dove metti i piedi, Mistius. Calpesterai un suolo sacro. Questo lo vedremo. Qualcuno ha lasciato qui delle offerte. Sembra che volessero portarle dietro la statua. Una corrente d'aria. C'è una fessura nel muro. Se mi vedono qui, sono nei guai. Banditi, la gente doveva accorgersi che c'era qualcosa di strano. Questo è il loro bottino. Posso offrirti solo devozione, ma mi serve il tuo aiuto.
Sono povera, ho 4 bambini affamati e nient'altro. Intreccio cesti per il mercato, ma il mio carretto si è rotto. Come faccio a ripararlo o a vendere le mie merci senza il tuo aiuto? Ascolto, figlia di Hermes. Oh, possente Dio, ti prego, aiutami. La tua preghiera è ascoltata. Troverai delle ricchezze alla tua porta prima di quanto tu creda. Sapevo che mi avresti ascoltato. Ogni alba e tramonto saranno tuoi. Ogni cosa sotto il mio umile tetto di Sami è dedicata a te. Sì, ora vai a casa e attendi l'intervento del fato. Sarà fatto, grande Dio, sarà fatto. Beh, se è il denaro che le serve, il bottino dei banditi andrà benissimo. Non ci sono dei nelle grotte, solo banditi che rubano dracme e speranze ai fedeli. Lo sapevo! Ladri! Almeno sai che non dovrai affrontare l'ira di Zeus. Forse lui avrà pietà di te. Spero che Zeus scateni la sua ira su quei banditi. Non temere, ho scatenato la mia. Dovrebbe bastare.